Gianni Vattimo, filosofo, ex parlamentare europeo, scatenatissimo contro Israele, scusi. Vergognose, vergognose. Vabbè, d'accordo. Lui che è omosessuale. Bada in qualche posto. Bada in Israele. Bada in Israele. Eh? Dir la verità, no, andrei a Gaza, ma vada a Gaza a combattere, vada a Gaza a combattere, a combattere a fianco di Hamas, perché no? Ma proprio direi, guardi che è il momento di fare le brigate internazionali come in Spagna, eh? Addirittura. Se no cosa fa? Possiamo guardare piano. Io sono un po' anziano. No, mi dica, mi spieghi questa cosa. Secondo lei è il caso di fare le brigate internazionali come in Spagna, cioè? Mi spieghi? Certo, perché lì c'è un regime fascista che sta distruggendo un popolo intero. In Spagna non era niente in confronto a questo. Questo è un genocidio in atto. Sì. Nazista, razzista, colonialista, imperialista. Sì. E qui ci vuole una resistenza. Allora l'unica cosa seria da fare in questo momento sarebbe fare le brigate internazionali. Ma naturalmente purtroppo siamo quattro gatti, perché tutta l'informazione italiana piange sul fatto che pioggia di missili su Israele, Hamas. Quanti morti hanno fatto? Nessuno. Ma perché sono bravi, ma perché sono bravi un corno, perché i poveretti non hanno armi effettivamente, perché sono dei miserabili tenuti in schiavitù come tutto il mondo. Ma no, guardi che le hanno le armi, le armi, solo che ci sono i sistemi antimissili. I razzetti per bambini. Ma che razzetti per bambini? Ma non è vero. Fare, dopo le brigate internazionali, fare una sottoscrizione mondiale per permettere ai palestinesi di comprarsi delle vere armi e non delle armi giocattolo come gli hanno lasciato. Ma secondo lei l'Europa dovrebbe vendere armi ad Israele? No, ad Israele, scusi, ai palestinesi, no. Ai palestinesi. Dovrebbe darle ai palestinesi. Darle perché, ovviamente, con Israele l'Europa ha dei trattati di guerra, di esercitazioni comuni. È una vergogna, è una cosa che fa vergognare di essere europei. Scusi un attimo, ma lei, lei sparerebbe, se fosse lì, sparerebbe contro gli israeliani, professore? Beh, dipende, io sono un non violento. Ma farebbe la guerra contro Israele? Ospedali, cliniche private, bambini, eccetera, eccetera, sparerei, certo, purtroppo non sono capace perché non ho fatto il servizio militare essendo figlio unico di madre vedova, però imparerei volentieri. L'unica cosa che c'è da fare in questo momento è rafforzare la parte palestinese contro la guerra israeliana. Un attimo solo che c'è il traffico, scatenatissimo, il professor Allora, Gianni Vattimo, filosofo, ex parlamentare europeo, scatenatissimo contro Israele, scusi. Vergognose, vergognose. Vabbè, d'accordo. Lui che è omosessuale, vada dai suoi amici di Hamas, vediamo. Ma che si fa con queste storie sessuali. Vai, questa è una cosa seria. Storia, dire voi sono avete solo voglia di scherzare sul cazzo. Piantatela, brutti stronzi. Parliamo seriamente. Lì c'è un popolo sterminato e voi continuate a propormi la questione dice al diavolo. No, professore, a parte che me la prendo tutto, brutti stronzi, e va benissimo. Lui sta dicendo: lei omosessuale, vada tra in Palestina a fare il gay pride, che la mettono. Se c'è questo, mi assoggetto anche le loro leggi. Cioè? Rinuncio a Satana alle sue pompe. Vado lì e combatto contro questi bastardi di israeliani sionisti che non hanno niente da fare con gli ebrei, tra l'altro. Perché a parte gli ebrei italiani, che sono particolarmente reazionari, moltissimi di loro, gli ebrei in giro per il mondo sono tutti antisionisti, se Dio vuole, guardando questi spettacoli orrendi di sangue e di distruzione. Questo è il punto, altro che gli gay e non gay. Cioè, scusi, lei è disposto anche a passare sopra gli come dire, quello che pensa Hamas, eccetera, di combattere i bastardi sionisti israeliani, questo dice lei? Certo, e cosa vuol fare? Vuole stare a guardare? Vuole stare a guardare commuoversi con la pioggia di missili innocui sparati da Hamas contro Israele? Ma andiamo, ragazzi, aprite gli occhi. Ma oltretutto lì ci sono anche dei giacimenti di gas a largo, cioè non è soltanto una questione razziale. Ma è uno stato nazista, si comportano come Hitler. Israele vuole distruggere definitivamente i palestinesi in modo da non averli ritornati, ovviamente, no? Quindi è una guerra di puro sterminio, è quello che da vent'anni Israele sta facendo. Ma è peggio di Hitler da questo punto di vista? Peggio di Hitler un po' forse sì, perché ha anche l'appoggio delle grandi democrazie occidentali, cosiddette democrazie occidentali. Vattimo,
Fattimo mi ricorda quei professori che durante il regime nazista appoggiavano e teorizzavano il regime nazista, da quello che sta dicendo. Altro che, lei è al servizio dell'ideologia del terrorismo con quello che sta dicendo. È uno di quei classici intellettuali al servizio della violenza e del terrorismo. È una riconoscere. Cosa pazzesca. Dice delle pure cazzate. Io sono a favore della libertà dei palestinesi che sono stati scacciati dalla loro terra e vengono distrutti, genocidati da questi qui, con la scusa dell'olocausto. Oltretutto, ma basta, per favore, piantiamola lì. Stanno ripetendo l'olocausto. Come stanno facendo l'olocausto a rovescio, professore? Stanno facendo l'olocausto a rovescio, stanno sterminando i palestinesi in tutti i modi, gli impediscono di vivere intanto mentre sono vivi, li chiudono dentro Gaza e poi li gasano, cioè. Ma lei cosa è disposto a fare? Ma come li gasano? Sono disposto ad aprire una sottoscrizione per comprare armi ai palestinesi, ma nessuno ce lo permetterà, perché siamo nelle mani di un governo sionista. Lo fa già la Siria, che dirà subito dell'antisemita. Lo fa già la Siria, guarda. Ma qual è il governo? Mani di governo quale, dice lei? Il nostro governo sostiene apertamente Israele, l'Europa sostiene apertamente Israele, e questo è il punto. Finché ma le armi arrivano comunque, professore, sono sempre arrivate le armi? Certo. Sono le armi giocattole quelle che spostano i cinesi. Ma cosa bisogna avere? Il nucleare? Cosa dovrebbero avere? Il nucleare i palestinesi? Intanto il nucleare ce l'ha Israele, cominciamo a distruggere il nucleare israeliano, ma se si distrugge il nucleare israeliano va a fuoco tutto, diventa un inferno. In realtà non voglio distruggerlo, voglio vietarglielo, però loro sono i bastardi che hanno il nucleare. Ma noi perché no. Lei dice bastardi? Perché lei usa questo? Sono il RAF, sono lo Stato canaglia, allora chiamiamolo, sono le canaglie che hanno il nucleare. Ma le state canaglia sono la Corea del Nord, le dittature, quelle è una democrazia. Ma è una democrazia, professore, una democrazia. Basta chiamarlo professore. Ma voi riuscite a dire queste cose senza ridervi addosso? Ma perché dice che non è una democrazia? Non è una democrazia, è uno Stato razzista. Dove c'è una minoranza perseguitata, maltrattata, tenuta senza acqua, espropriata, murata, via via, altro che Stato, altro che democrazia, belli miei. Ma fatevi furbi. Lo so che per carità qualcuno di voi avrà anche dei legami di parentela. Parenzo è ebraico, Parenzo è ebreo. Parenzo sono antisionisti. E l'unico modo di essere un ebreo serio oggi è essere antisionista. Tutto il resto è solo mitologia. Ma, guarda, ma io non ho mai sentito in puro. Pochi, io non ho mai sentito in pochi minuti, chiedo scusa a chi ci ascolta, tante stronzate dette da uno che è un presunto intellettuale. Voi che fate addirittura una trasmissione alla radio dovrebbero vietarla se vietano le stronzate. Piantatela voi, fatevi furbi, guardate, leggete qualche giornale che non siano i giornali italiani posseduti dal Mossad. Ma come posseduti dal Mossad? Professore, giornali italiani posseduti dal Mossad, ma non si può dire una cosa del genere. Sono posseduti dalle caste, ovviamente dai quelli che hanno i soldi, ma vi pare che ci siano dei ricchi, dei grandi poveri che possiedono giornali italiani? Ma perché non la fa fuori Corriere della Sera, cioè la Repubblica, tutti ebrei, ma tutti ebrei, tutta lobby, l'obiettività lì. Ma andiamo ragazzi, aprite gli occhi, comunque fate quello che vi pare, continuate a parlare di gay. No vabbè, ma i gay scusi vada. Ma le stronzate, noi parliamo lì, anche di stronzate, per carità, cioè non è che diciamo, noi riconosciamo ogni tanto di dire stronzate, cioè, adesso non sarebbe il caso. No, ma io la sto facendo parlare. Ma guardate quanti morti ci sono, ma quanti sono morti in Israele per questi razzetti del cazzo? Nessuno. E lì ci sono 200 morti almeno, bambini, donne. Professore, perché sono bravi a respingere i terroristi, questo è il punto. Sono bravi a respingere. Aprite gli occhi su questo, dite qualche cosa di serio su questo. Ma perché sono bravi a respingere i razzi, hanno fatto delle difese. Armati fino ai denti, hanno appunto anche la torre. Vabbè, ma ho capito, ma sono armati. Non fregarsene di chiunque. Vabbè, ma lei farebbe piacere se un razzo andasse a segno, un razzo palestinese? Ma non so, per carità, mi piacerebbe che ci fosse una guerra un po' più pari, invece assolutamente. Cioè, vorrebbe più morti, vorrebbe una strapotenza contro un popolo inerte. Vorrebbe più morti israeliani, lei? Ma direi, se li merita, se li pigli, vogliono la guerra, direi? La facciano sul serio, ma non così. Non